Ciao a tutti, eccomi qui a fare un nuovo video riguardante quello che sto leggendo in questo mese, cioè agosto 2012. Guardate un po' cosa sto leggendo. Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Il primo libro, perché come potete vedere sto all'inizio e sono arrivata a pagina 68. Però mi sta appassionando moltissimo, sono contentissima di aver comprato questo immenso tomone che racchiude appunto i primi quattro libri. Però sono molto molto contenta, mi piace lo stile di Martin e anche se ci sono mille punti di vista di tutti i personaggi, però è veramente una lettura molto piacevole. Ovviamente continuerò a leggere tutta la saga, so che sono usciti 11 libri e che ne dovranno uscire molti altri, però sono contenta perché mi sta veramente appassionando molto. Ovviamente il quinto e tutti quegli altri fino al numero 9. Poi mi è stato regalato questo libro, che ovviamente sto leggendo, si chiama Mille anni che sto qui di Marilina Venezia, edito da Einaudi. E non so se voi l'avete letto, però è una lettura molto piacevole da leggere. Ve la consiglio, se amate soprattutto le storie del sud. Questa si svolge a Grottole, nei pressi di Matera. Oh, adesso che vi ho detto quello che sto leggendo, vi voglio anche dire quali sono i miei libri preferiti. Ce ne sono tantissimi, ovviamente. Però i primi 5 che mi sono venuti in mente sono innanzitutto tutta la saga di Harry Potter. Io la amo, vi dico, amo la scrittrice perché è fantastica e la storia di Harry, di Ron e di Hermione, io adoro i loro personaggi. E vi dico, ci sono cresciuta proprio, è stata la mia infanzia, perché ho letto il primo libro a 11 anni, lo regalò a mio padre, è stato amore a prima vista. Le ho riletti miliardi di volte, non mi stancherò mai. Uno tra i 7 libri che mi è piaciuto tantissimissimo è questo qui, Harry Potter e l'Ordine della Fenice, perché finalmente, finalmente si ha la vera lotta tra Harry e Voldemort. Sono tutti e 7 bellissimi, questo mi ha proprio colpito, perché proprio Harry matura e comincia proprio la lotta vera contro Voldemort, che ovviamente non sopporto. Il mio personaggio preferito è Hermione, l'adoro, l'adoro e poi amo la coppia Hermione e Ron, fantastici. Un altro libro che è bellissimo, che reputo fantastico, è la saga di Love Shopping di Sophie Kinsella. Tutti i libri che ha scritto Sophie Kinsella, che è lo pseudonimo di Madeleine Wilkham, sono meravigliosi. Anche i libri che ha scritto lei, col suo vero nome, La signora dei funerali, La compagna di scuola, tutti, sono tutti bellissimi. Questo in particolare, che è il primo di una lunga serie, perché è arrivato fino ai Love Shopping, ed è bellissimo veramente. Veramente, è un titolo stupendo, Love Shopping, e da lì ne ha scritti tantissimi. Veramente, il primo io ve lo consiglio, se amate una lettura fresca, leggera, anche d'estate, per esempio, ci canta questo libro a leggere sotto l'ombrellone, è veramente molto piacevole. Un altro libro da piccolina, proprio da piccolina, che leggevo, e che è secondo me una delle cose più belle che hanno potuto pubblicare, è questa collana qui, Il Club delle Babysitter. Questo è il numero uno, si chiama Cristi lancia un'idea. Di questi libri sono usciti 72 in Italia, purtroppo si sono fermati qua perché in America hanno continuato fino al numero 132. Io avrei voluto continuare a leggerlo, però purtroppo sono arrivati fino al numero 72 e sono veramente delle storie belle, piacevoli, adatte ai bambini dai 12, 13, 14 anni, leggono tranquillamente, anzi ha segnato l'infanzia anche questo libro. Poi un altro di Moony Witcher, La bambina della sesta luna. L'ho letto tante volte, è veramente bello, parla di questa ragazza che è bravissima con l'alchimia e deve aiutare il nonno proprio nel pianeta della sesta luna. Deve aiutare, cioè ovviamente i suoi amici che l'aiutano, i nemici ovviamente, però è veramente una bellissima storia, io ve lo consiglio, ne ha scritti altri 3, oltre a questo, uno più bello di un altro in pratica. Poi c'è il classico dei classici che io adoro, e che è Jane Eyre di Charlotte Bronte. È bellissimo, ragazzi, credetemi, è stato amore a prima vista, veramente veramente bellissimo. Me l'ha consigliato il mio professore di italiano delle superiori ed è stata una scoperta meravigliosa questo libro, veramente veramente stupendo, bello proprio. Io ve lo consiglio perché è un classico secondo me che tutti dovrebbero leggere. In ultimo, sono limitata a 5 libri stavolta, dopo farò altri video e vi dirò quali sono gli altri miei libri preferiti. In ultimo, eccolo qui, la saga di Twilight di Stephenie Meyer. Io vi dico, nonostante amo Harry Potter, amo anche questa saga. Non capisco le varie liti, no è meglio Harry Potter, no è meglio Twilight. Due generi differenti, io non capisco perché ci sono queste eterne lotte su Facebook, dappertutto, gruppi, abbasso Hermione, viva Kristen, oppure viva Kristen, cioè, oh,
Io non capisco sinceramente queste lotte. Sono due generi diversi. Perché? Cioè, io questo credo non lo capirò mai perché si odiano letteralmente. Io proprio questo non riesco a capirlo, però comunque a me piace tantissimo. Ho visto anche i film, sono piaciuti, devo dire. Anche per Harry, ho visto tutti i film, sono piaciuti tantissimo, eh? Però i libri sono i libri. Ed è, non è facile fare una bella trasposizione dal film e dal libro. Questo, vabbè, ho preso il primo, ad esempio, degli altri quattro. Il mio preferito è Breaking Down, perché lì c'è proprio lo sviluppo della storia. Mi piace tantissimissimo, con un bel tonone così. Bello, 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 veramente. E io vi ringrazio per avermi ascoltato. Scrivetemi quali sono i vostri libri preferiti, cosa ne pensate della mia recensione, dato che questo è il mio terzo video. Fatemi sapere. Ci vediamo prestissimo con la seconda recensione, che caricherò molto molto presto. Grazie a tutti, ciao.